Oggi Cagli ufficializza il suo gemellaggio con la città cinese di Longshuen. Andiamo a scoprire di cosa si tratta. L'idea viene dalla signora che è nata a Longshuen ma residente a Cagli da ormai da parecchi anni. Quindi lei ha proposto l'idea, io con lei l'ho portata avanti e l'abbiamo proposta al comune. Nel giro di qualche anno siamo riusciti a formalizzare. Il comune ci ha dato una grande disponibilità, un grande interesse, quindi diciamo da qualche mese è formalizzato anche a livello ministeriale il gemellaggio fra due città. Sono due città un po' diverse perché Cagli è molto più piccola di Longshuen, Longshuen è molto grande, quindi l'idea è di fare un gemellaggio di zona, nel senso che Cagli si fa promotrice di un gemellaggio che coinvolge un po' tutta, per noi anche tutta la provincia se c'è disponibilità, comunque almeno i comuni attorno che possono usufruire di questo contatto. Questo gemellaggio vorrebbe portare, e lo porterà sicuramente, un bello scambio culturale e anche commerciale. Commerciale perché no, con prodotti enogastronomici ad esempio, cosa che oggi avremo modo già di testare in qualche modo. E soprattutto ci piacerebbe che portasse un gemellaggio di natura culturale ampliando un pochino gli orizzonti dei nostri giovani. È già avvenuto questo perché i ragazzi di Longshuen si sono incontrati con i nostri giovani online, quindi hanno già avuto un piccolo scambio di quella che è l'educazione formale da noi e da loro. È da 20 anni fa io vivo qua a Cagli. Mi sento molto bene per tutte le gente, tutti gli amici, molto gentile. Cagli è nel mio cuore, è il secondo paese come Natale. E voglio fare un ponte, costruire un ponte per fare due città, voglio più vicino, come due parenti, no? Più vicino vogliamo fare. Queste occasioni, come il gemellaggio di oggi, come qualsiasi altro ponte culturale che si crea tra il nostro paese e la Cina, sono tutte quante occasioni per comunicare, per scambiarsi informazioni, per avvicinarci in qualche modo, soprattutto rilevante in quest'epoca in cui piace più costruire muri piuttosto che ponti. Quindi questa è un'occasione fondamentale che, replicata su larga scala, ci può sicuramente avvicinare al popolo cinese. Credo che quello che può portare chiaramente una città come Longshuen della Cina ci può portare tanto, non dobbiamo e noi altrettanto possiamo dare. Quindi io ho visto fin da subito, tutti noi abbiamo visto fin da subito positivo questo gemellaggio, ma lo vediamo con l'animo veramente sereno di chi non teme e di chi sa che insomma tutti e due le realtà avranno da guadagnare, quindi da crescere. I cinesi sono un popolo che ama viaggiare e hanno un fondamentale riconoscimento per la cultura italiana, e quindi mettere in rete la cultura cinese con la cultura italiana attraverso la città di Cagli, che di cultura ne ha da vendere, no? A cominciare dalla cultura romana, che appunto i cinesi riconoscono, e la cultura rinascimentale con la tradizione culturale cinese è veramente straordinario.